professor Davide Aquilano. Allora, siamo tornati a distanza di qualche mese qui a Vasto Marina, di fronte al monumento alla Bagnante, dove ci sono tanti reperti storici, antichi della città di Vasto e del suo insediamento portuale. C'è un nuovo video che è molto interessante, non è vero? Sì, un video che è stato girato verso la fine di ottobre. È un video che si trova su Facebook tranquillamente, si trova anche su YouTube, è di libero accesso, di libero quindi di pubblico dominio, dove effettivamente, approfittando della particolare nitidezza dell'acqua, sub specializzati hanno fatto queste riprese che sono di livello altissimo, sono eccezionali, ad ulteriore conferma dell'importanza di questo sito e anche della ricchezza del patrimonio archeologico che si trova celato sotto le acque a pochissima profondità. Vogliamo ricordare alle persone che ci stanno seguendo cosa si trova sotto il pelo dell'acqua, qui proprio in quest'area che abbiamo alle spalle, e fino ai trabocchi e anche oltre. Sì, allora l'area archeologica inizia dalla spiaggia, ci sono quelli che apparentemente sembrano degli scogli, sono in effetti murature romane, e continua, va avanti, si inoltra ben oltre quegli scogli, sempre comunque almeno dal monumento alla Bagnante fino al primo trabocco, e poi c'è un altro gruppo di strutture verso il trabocco di Cuncarella. In realtà ci stiamo rendendo conto che anche da questa parte, quindi a sud del monumento alla Bagnante, ci sono altri resti, e sembrerebbero i resti del porto quattrocentesco-cinquecentesco, sono altri tipi di murature. Quindi ad una profondità massima di 2,20-2,30 m, massima, ripeto, perché si parte da zero per arrivare a 2,20-2,30 m, c'è veramente un universo sterminato di resti archeologici che tra l'altro le mareggiate cambiano continuamente, perché asportano o accumulano la sabbia. Quindi ciò che oggi è celato, può darsi che il prossimo inverno o la prossima estate siano tranquillamente visibili. Sono centri abitati differenti, sovrapposti, oppure sono distinti fra di loro, quello romano e quello cinquecentesco? Allora, quello cinquecentesco si è sovrapposto in parte. Se guardiamo lì dove c'è il monumento alla Bagnante, questi scogli effettivamente sono stati inglobati poi nel porto moderno nel senso tardo medievale e moderno. Però poi da quest'altra parte invece si trovano soltanto, allo stato attuale, sembrerebbero soltanto strutture tardo medievali e moderne, ripeto, 1500, perché poi questo porto fu distrutto per volere proprio dell'università, quindi della municipalità, insieme ad altri porti che si trovavano lungo la costiera abruzzese, per evitare che diventassero asilo e quindi luogo di rifugio di pirati e soprattutto dei turchi. Insomma, Vasto Marina non è un abitato recente. Assolutamente no, diciamo che la Marina di Vasto ha ripreso una tradizione molto più antica. Sicuramente in epoca romana c'era un abitato di tutto rispetto, ripeto, stiamo parlando di un abitato che ha una lunghezza di fronte al mare di almeno 700 metri. Adesso sulla larghezza, sulla profondità, dobbiamo assolutamente prendere altri dati, però stiamo parlando di un abitato lungo circa 700 metri e largo almeno 150 metri. Bisognerebbe poi andare sotto il terrapieno della ferrovia, perché qui poi ci sono state frane che hanno modificato, che hanno quindi sepolto altre strutture che una volta si vedevano in realtà. Dove stanno quegli scogli vicino al trabocco, c'erano dei resti di murature che uscivano fuori dal terreno. Ecco, il terreno lì è in eterno movimento, è stata la ferrovia che poi nel 1863-70, perché questo è il periodo di costruzione tra il 1863 e il 1870, ha bloccato la frana, e speriamo che continui a bloccarla, perché con la pista ciclabile non si bloccano le frane. Da decenni si racconta la leggenda della cosiddetta città di Buca, che sarebbe seppellita al largo di Vasto, più o meno al largo della costa vastese. Cosa c'è di vero e cosa c'è di inventato? Allora, che Buca sia esistita è tutto da dimostrare, e se anche fosse esistita bisognerebbe identificarla.
quali sono i luoghi che potrebbero essere identificati con buca, quindi papabili. Termoli, ma Termoli non ha restituito realtà archeologiche con strutture urbane. Petacciato, di fronte alla torre di Petacciato, c'è qualcosa, però sta sott'acqua, come qui, un po' più distante dalla riva. Anche lì c'è una grande frana, attenzione. Poi buca Punta Penna, assolutamente no. Perché? Un discorso un po' complesso, perché lì c'era l'abitato di Stonium all'epoca dei Frentani. Quella era l'Estonium dei Frentani. Quando i Romani hanno distrutto l'Estonium dei Frentani, hanno creato il nuovo centro abitato, l'attuale Estonium, l'odierna, cioè la romana Estonium, che coincide con l'odierna Vasto, ma in effetti gli scavi, tutte le ricerche che sono state a Vasto, non hanno rilevato assolutamente tracce di un abitato di epoca frentana, cosa che invece c'è a Punta Penna. Al largo di Punta Penna, quello che chiamano l'Aspro, l'Aspra, 12 miglia, 13 miglia, 6 miglia, eccetera, stiamo parlando comunque di 70 metri di profondità, bisognerebbe fare un'esplorazione. Non basta l'ecoscandaglio, perché l'ecoscandaglio ci dice ben poco, non basta il georadar sottomarino, perché assolutamente non è preciso, bisogna fare delle immersioni. Tenete conto che a 70 metri là la luce non c'è, quindi è buio pesto. Tenete conto che per andare a quelle profondità c'è bisogno di professionisti, e quindi faccio l'esempio più stupido, più banale: non hanno bombole con aria compressa, ma con miscele particolari. Quindi è un discorso molto complesso e che prevede quindi investimenti. Cioè, finora tutto quello che è stato fatto qui, tutto ciò che è stato scoperto, tutti i video, è stato fatto a livello di volontariato. Parsifal Società Cooperativa, Italia Nostra e Natura Abruzzo, alla fine di ottobre. Qui siamo di fatto alle pendici della zona franosa, la famosa frana del 1956, ma se non sbaglio ce ne fu un'altra precedentemente. Allora, è una zona pericolosa, è una zona sicura adesso? Adesso è abbastanza stabile, anche perché con tutte queste frane il terreno si è stabilizzato. La frana più grande, quella più importante, ci fu nel 1816, poi c'è stata quella del 1956. Queste sono le frane che noi conosciamo, perché di queste abbiamo dei documenti, ma sicuramente nel corso dei secoli ce ne sono state diverse, perché qui siamo proprio di fronte ad una falesia attiva, è una falesia ancora attiva, che si sta ancora formando, si sta modificando, e il fatto che i resti archeologici stiano sott'acqua dipende semplicemente da questo, dipende dal movimento del terreno, il terreno che viene compresso da una parte e dall'altro si alza. Quando nel 1816 ci fu la frana, per due settimane, raccontano le cronache, si videro tutte le strutture romane che in realtà normalmente erano e sono tuttora sommerse. Quindi, perché in quel momento c'è stato un sovvolgimento del terreno. Stiamo parlando comunque di movimenti, il terreno si muove. Anche il discorso delle mareggiate, il discorso dell'erosione costiera, non è soltanto legato all'aumento dell'altezza del livello dell'acqua. Assolutamente no, perché l'acqua non è aumentata, è il terreno che si abbassa o si alza. Quindi è una questione di bradisismo. Cosa possono fare gli enti preposti, il comune oppure gli enti sovraordinati che possono finanziare e anche la soprintendenza? Allora, prima di tutto sono i vastesi che devono darsi da fare, ma non darsi da fare, scendere sott'acqua, fare fotografie, quello va benissimo, fa parte della conoscenza, ben vengano queste cose. Bisogna assolutamente preservarlo questo luogo, quindi bisogna tutelarlo e bisogna controllare. Se ci sono dei movimenti strani si telefona ai carabinieri. Per quanto riguarda il comune deve fare la sua parte, eventualmente con una pannellonistica adeguata. C'è la pista ciclabile, anche lungo il percorso della pista ciclabile si potrebbe indicare la presenza di questi reperti, di questi resti, soltanto a pochissime decine di metri. E potrebbe comunque favorire, promuovere in che senso? Dare massimo risalto. Quando Italia Nostra organizza le visite guidate
sulla terra oppure in ambiente sottomarino, dare il massimo della visibilità. La stessa cosa potrebbero fare gli alberghi, le altre associazioni. Veramente bisogna creare un corpo unico, coeso, che promuova Vasto to cure. La sovrintendenza comunque sta facendo la sua parte, sembra che stia cercando dei fondi perlomeno per censire quello che si trova sotto l'acqua di fronte a Vasto. E comunque la tutela passa attraverso l'impegno delle persone. Se ci sono movimenti strani bisogna assolutamente segnalarli. Questa è la prima cosa. Siamo noi vastesi che dobbiamo prenderci in carico e tutelare e promuovere questa importante risorsa. Portare anche le persone con la propria maschera, con lo snorkel, i parenti, gli amici, le persone che si conoscono. Ma andiamoci a fare una passeggiata subacquea, poi si rimane sul pelo dell'acqua e si vede ovviamente un universo di resti veramente molto molto bello. Il problema è la visibilità, solo quello, che non è poco.